Da Giulio del Fiorentino in studio con la collaborazione tecnica di Sandro Torcigliani, ben trovati per l'edizione del TG Noi Sport che apriamo con una bella notizia. Paolo Andreucci e Rudy Briani hanno vinto il campionato italiano Rally Terra con una gara di anticipo. Il russo Nikolaj Gryazin infatti ha confermato la sua rinuncia al Rally di Monza in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre. Per Paolo Andreucci si tratta del terzo tricolore terra consecutivo dopo quelli del 2021 e del 2022. Adesso andiamo al calcio, vigilia della gara fra Lucchese e Vis Pesaro. Sentiamo cosa ha detto in conferenza stampa mister Gorgone. Ci teniamo a cercare in tutti i costi la vittoria perché è importantissima per la classifica, per il morale. E abbiamo degli infortuni, come ben sapete, fuori Visconti, Fedato, Tiritiello, Tumbarello, penso che lo abbiamo recuperato e Benassai continua a essere un po' gestito, però ripeto, partita importantissima, quindi ci prepareremo per fare una grande prestazione. Ma Vis Pesaro sì, ha fatto qualche partita in fase difensiva molto attenta, magari è risaltata molto la partita di Pescara che si è difesa molto a oltranza, però altre volte ha fatto la propria gara, ha delle buone individualità, ha giocatori esperti anche che hanno fatto categorie superiori, è una buona squadra che non sempre, anzi più delle volte ha provato a giocare a vincere anche con la Torres, in alcune partite probabilmente ha usato una strategia che gli ha portato anche il risultato perché a Pescara hanno pareggiato, quindi è una squadra che secondo me ha fatto delle buone partite e che ha delle buone individualità. Rimaniamo in ambito rossonero, l'amministratore delegato Ray Lofaso, amministratore delegato della Lucchese, infatti è stato relatore ufficiale al B-Travel on Life 2023 di Firenze, alla stazione Leopolda, uno dei più prestigiosi eventi nel settore dell'ospitalità e del turismo. La crescita di questo evento negli ultimi 15 anni è stata esponenziale fino a diventare punto di riferimento in Italia e nel mondo sul turismo digitale, l'innovazione e la formazione. Quindi complimenti a Ray Lofaso. Una notizia di calcio, il viareggino Daniele Martinelli, che peraltro è nipote di Marcello Lippi, è il nuovo allenatore del Pieve Fosciana, prende il posto di Daniele Compagnone, sarà alla guida della squadra dalla prossima settimana, domenica in panchina andrà Federico Cecchi. Lasciamo il calcio, andiamo al basket femminile, le Mura Spring torna alla vittoria. Le Mura Spring sprint ma anche a sprazzi al Pala Tagliate contro il Golfo Piombino nel recupero del giovedì sera. Le biancorosse di coach Biagi prima dominano la scena ma poi rischiano di gettarla via. Si parte con le padrone di casa che vogliono subito chiarire le cose palesando una superiorità piuttosto evidente. Tessaro e compagni accelerano con un bel gioco di squadra e canestri che scavano un solco efficace. 26-16 al decimo, 43-33 all'intervallo lungo, ma con l'idea di avere la gestione totale o quasi della partita. Un improvviso blackout al ritorno in campo, parziale di 1-11, consente alle ospiti di operare l'aggancio sul 48 pari. A quel punto scatta l'orgoglio e la voglia di tornare alla vittoria dopo le sconfitte con le corazzate livornesi. Nel finale sale in cattedra la Cercasca, sostenuta dalle ottime Tessaro e Valentino. Finisce 69-57, che vuol dire settima vittoria stagionale, e aggancio al secondo posto alle spalle della capolista Jolly Acli. Joe Coach Biagi però non è del tutto soddisfatto della prova della sua squadra. Tanta fatica, dovevamo gestire meglio il primo break e invece le abbiamo fatte rientrare con delle scelte un po' discutibili. Neppure il tempo di gioire per il ritorno al successo che sabato ore 18:30 ancora al Pala Tagliate, le Mura Spring affronterà la pallacanestro femminile Firenze, quarta in classifica, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un motivo in più per fare bene in una gara dove la squadra lucchese dovrà però esprimersi al meglio. Fine settimana tutto ok, tornano i campionati di A1 e A2. Roy Lepore.
L'hockey forte dei Marmi è di scena a San Drigo sabato sera, reduce dalla sconfitta interna con il Lodi per 2-1, mentre i rossoblu si sono ripresi la testa della classifica dopo il successo interno con il Follonica 4-2, avversario sempre difficile da affrontare e superare. L'obiettivo è stato raggiunto ed ora dal Veneto i ragazzi di Alessandro Bertolucci se ne vogliono tornare in Versilia con punti importanti, dando uno sguardo al big match del Palacastellotti tra Lodi e i campioni d'Italia del Trissino. In pista per la Coppa Italia di Serie A2 al Pala Barsacchi è di scena il derby tra il CGC Viareggio ed il Forte dei Marmi, che non è certo come la sfida in A1 delle finali scudetto, ma che desta sempre interesse. Altro confronto super interessante è quello tra la rotellistica Camaiore e la Pumas, con i rossoblù di Alberto Orlandi che guidano la classifica momentaneamente della Coppa Italia. È stato proclamato pertanto lo stato di agitazione delle società affiliate alla neonata Lega Nazionale Roller Hockey per il grave stato dei rapporti e delle situazioni in atto con la FERS. È tutto per la nostra pagina sportiva, adesso c'è la pubblicità.